Questo programma è offerto da Formazione SRL Learning Center Via Domenico Morelli 49 Napoli, F Lounge Air and Beauty Via Muzio Scevola 8 Napoli. Bentrovati con l'informazione di Napoli Village News in redazione Raffaele De Lucia. Il 20 luglio di quest'anno abbiamo realizzato un servizio sul degrado dei giardini del Molosiglio, un'immensa pattumiera a due passi da Palazzo Reale e dal Maschio Angioino, abitata da decine di senza tetto che si arrangiavano come potevano per sfuggire alla calura estiva. Assieme ad una pattuglia dei vigili urbani perlustrammo il giardinetto in cui spicca una delle fontane più belle di Napoli, la Fontana delle Conchiglie, oramai invasa da erbacce e rifiuti, e documentammo l'immenso degrado ambientale e non che attanagliava il piccolo polmone verde di via Acton. Oggi, a distanza di 5 mesi, siamo ritornati lì, ma la situazione non è per nulla migliorata, anzi possiamo affermare essere addirittura peggiorata. Con l'arrivo dell'inverno, alcuni senza tetto algerini hanno costruito una vera e propria baracca all'interno della fontana, in cui, come abbiamo potuto notare, dormono in 3. All'esterno, piatti sporchi e bicchieri restano a mollo in acqua piovana raccolta con dei secchi. Poco distante, coperte, vestiti, scarpe e materassi completamente bagnati dalla pioggia degli ultimi giorni invadono i giardini, emanando anche un pessimo odore. Cumuli di rifiuti restano accantonati da giorni accanto ai marciapiedi in attesa di essere rimossi e numerose sono le scatole di cibo per gatti che notiamo in ogni dove. Ci hanno spiegato che servono a non far allontanare i felini dal giardino, unico vero deterrente contro i topi. Francesco, custode a suo dire del giardinetto pubblico, ci spiega come mai nessuno riesce a ripulire l'intera area. Lei qui dentro di solito pulisce? Sì, io ho proprio la manutenzione di questa ritoragna, solo che non riesco a farla proprio perché ci sono questi contenitori pieni che non vengono svuotati per nessun motivo. Infatti c'è immondizia da tutte le parti. Molta è la roba dei barboni, sono i vestiti, le scarpe. La maggior parte è la roba dei barboni, che diciamo così, prendo la roba della carità, non è che la metto in sacchetti e la butto. No, quando me la appoggio a terra, la metto nei sacchetti, li fanno rompere, poi viene a pioggia quando ci va a finire l'acqua sopra. Insomma, diventa una sozzimaria. Dopo 27 anni il film di Natale non esce vincitore al botteghino e si accontenta del secondo premio ai biglietti d'oro di Sorrento. A vincere l'edizione 2010 del premio consegnato nel corso delle giornate professionali del cinema, il film di Alessandro Siani e Claudio Bisio, Benvenuti al Sud. La pellicola, che ha raccolto consensi in tutta Italia, è risultata il film più visto nel nostro paese e il secondo al mondo, dietro al colosso Avatar. Soddisfazione nelle parole del comico partenopeo Siani. Biglietti d'oro, Benvenuti al Sud, quest'anno li vince tutti. Ma era una cosa già prevista, era una cosa che no, su con te, poi sai che è una cosa brutta, cioè, torna a ripetere, mo se per esempio il prossimo film fa meno di 30 milioni, cioè metto vergogna che non è andato bene, quindi mo tengo l'ansia. Però mo mi godo questo premio, no? Siamo tutti quanti contenti, vedo pure a voi felici sta cosa. No, è un risultato clamoroso, cioè Benigni ha vinto l'oro, cioè subito dopo di due, cioè ragazzi, veramente non so, mo parlare seriamente, ha fatto proseguo pure. Cioè. Hai fatto i film di Natale, quest'anno non c'è un film di Natale tra i vincitori però. Vabbè, magari cioè, l'anno prossimo, tanto... tanto hanno vinto 30 biglietti, ormai viene il biglietto a Bagarino. Un supporto alla scuola di ballo del Teatro San Carlo di Napoli da parte di uno dei marchi dell'alta moda più importanti al mondo, Louis Vuitton. È stata presentata stamane all'interno del nuovo showroom di Via dei Filangieri la partnership tra Vuitton e il Massimo Partenopeo. Il negozio, rinnovato e reso ancora più lussuoso per tutto il periodo delle feste natalizie, sarà impreziosito da un presepe realizzato da Marco Ferrigno, ovviamente dipinto col marrone Vuitton. L'iniziativa presentata è stata una collaborazione culturale che permetterà di formare nuovi talenti nei prossimi anni grazie ad una serie di borse di studio per soggetti particolarmente meritevoli ma appartenenti a fasce di reddito deboli.
Un progetto di spiccata valenza sociale che avvicinerà i bambini dei quartieri a rischio alla città del mare. È stato presentato presso la sezione velica della Marina Militare al Molosiglio di Napoli il progetto Una Vela per Sperare, promosso dalla Lega Navale di Napoli in collaborazione con la Fondazione L'Albero della Vita. Il progetto vedrà coinvolti circa 100 bambini di alcuni dei quartieri più disagiati di Napoli, quali il Rione Sanità e San Giovanni a Teduccio. Ai partecipanti, la cui età è compresa tra i 7 e i 12 anni, nei prossimi mesi verranno offerti gratuitamente dei corsi di iniziazione alla vela presso la struttura della Lega Navale di Napoli, insieme ad interventi di contenuto pedagogico attuati dagli operatori dell'associazione L'Albero della Vita.